Buongiorno a tutti, io sono Capezza. Oggi voglio presentarvi un nuovo progetto, un progetto molto semplice e veloce. Di cosa parliamo? Avete presente il problema della raccolta differenziata dei rifiuti? Plastica con plastica e metallo, organico, non riciclabile, carta, cartone, cartoncino. Tutti quanti in casa, chi vive in un appartamento come me, abbiamo il problema appunto della raccolta differenziata. Allora ho detto, perché non creare non proprio una sorta di secchio voluminoso, ma un qualcosa che possiamo attaccare allo sportello della cucina, a uno degli sportelli della cucina, molto comodamente, con una sorta di staffe, grappe, un qualcosa, in modo che avremo l'esigenza di buttare subito qualcosa velocemente, questo supporto, piccolo supporto, sta lì. Adesso andiamo a vedere come realizzarlo e come verrà fuori alla fine del progetto, e questo lo facciamo insieme. Ok, quello che ho appena fatto è fare due listelli a 24 cm. Perché? Perché voglio utilizzare 20 cm lo spazio della larghezza. Quindi ho considerato di abitare, di incollare le parti laterali del telaio così. Questo qui mi misura 2 cm. Perciò che farò? Adesso farò due pezzi di questo qua per la larghezza, in modo da creare intanto il rettangolo. Poi verranno messe delle maniglie sempre fatte con questo listello, e appunto dopo verranno messe delle piastre fatte a L da agganciare sul nostro sportello. Perciò, come avrete già capito, un progetto veramente molto semplice e veloce. Quindi mi vado a tracciare la larghezza di cui ho la necessità. Perciò calcoliamo grosso modo una misura interna di, vogliamo farla di 12 cm, perfetto. Facciamo un utile di 14 cm, vedendo anche le misure della busta, ok? In modo che non sia troppo stretta quando andremo a mettere, ad esempio, le bottiglie pressate o i nostri barattoli di vetro. Andiamo ad assemblare il nostro telaio. Perciò provvederemo a mettere un po' di colla e un paio di grappette o pinni. Adesso vediamo tramite progetto l'idea che ho in mente. Vengo a spiegarvi quello che ho fatto adesso. Praticamente dovrò fare tre pezzi da una parte e tre pezzi dall'altra del porta buste, ok? Immaginate questo sia il rettangolo, e andranno tre tacchetti di questo da questa parte e tre tacchetti da quest'altra parte, per far sì che la busta, il manico della busta, possa agganciare. Allora, per fare i pezzi tutti uguali ho montato qui appunto una battuta. Però che succede? Che noi, quando mettiamo la battuta, i pezzi non dovranno toccarsi in questo modo, altrimenti quando si andrà ad effettuare il taglio, la lama cadrà in questo senso, non troverà modo per uscire, per espellere il pezzo. Quindi molto probabilmente la lama tenderà a puntarsi sul pezzo e il pezzo potrebbe venirci in faccia o incastrare tutto quanto, diciamo, il movimento della lama. Allora, che cosa facciamo? Una volta che ho stabilito che la mia misura sarà 8 cm, monto una battuta
e vado a metterci un piccolo spessore. Quindi, una volta presa la misura, posso togliere tranquillamente lo spessore, andare a fare il taglio, a praticare il taglio con il mio disco, in modo che il pezzo potrà staccarsi e non ci sarà nessun problema e rischio per noi. Perché, mi raccomando ragazzi, quando facciamo questi lavori, che usiamo utensili dotati di lame, seghe e altre cose del genere, accendiamo sempre il cervello, perdiamo 5 minuti in più, ma facciamo le cose con dovuto criterio e dovuta calma, perché sono utensili veramente molto pericolosi. Andiamo avanti col progetto. Quindi, adesso, all'atto pratico, vediamo se quello che abbiamo fatto, la nostra battuta, la nostra misura, va tutto, calza tutto a pennello. Quindi, ripeto, metto questo tacchetto, mando a battuta il pezzo da tagliare e sfilo questo. Ripeto l'operazione, mando a battuta, okay, sfilo il pezzo. Avrete così tagliato le parti praticamente uguali tra loro, senza dover andare a ripetere il taglio carteggiato. Continuiamo adesso a fare altri 4 pezzi, perché andranno incollati così 3 pezzi da una parte e 3 pezzi dall'altra. Ragazzi, per quanto riguarda la parte del legno, la parte della falegnameria, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Adesso non dobbiamo fare altro che apportare le modifiche per quanto riguarda la ferramenta. Quindi adesso ci procureremo delle piastre di ferro e le andremo a sagomare per far sì che creiamo i due supporti da attaccare allo sportello. Andiamo a vedere come farli. Bene, dentro una cassetta dei miei attrezzi ho recuperato questa piastra di ferro. Ok, magari se bisognerà sfrullinarlo un pochino la sfrullineremo, e adesso devo andare dentro e prendere lo spessore per fare la piega. Ok, questo è come dovrà essere il prodotto finito. Ok, tornato in garage con l'aiuto della morsa andrò a cercare di fare 1, 2 e 3 pieghe. Thank you.
nigga try to end me, pull off in that roadster SV, pockets all the weekend hefty, coming for the quasi finito. Adesso lo andiamo a provare. Qui andremo a mettere gli spessori di nastro di spugna, tipo quello per cui pentare i tubi dei condizionatori, in modo che non vada a graffiare il mobile. Comunque andiamolo a provare. Ok, questo è lo sportello in questione, questo è il nostro progetto. Andiamo a vedere quello che succede. Ok. Allora, il video termina con la finitura del nostro prodotto. Abbiamo verniciato le staffe, è stato messo all'interno del nastro questo qui che uso per coibentare i tubi dei condizionatori, così ha ridotto questo spessore, non graffia lo sportello e in più è andato a stringere quei 3 o 4 mm di gioco. Adesso lo andiamo a provare e vediamo se tutto è andato per il verso giusto. Infatti, come prevedevo, lo spessore adesso è perfetto, lo sportello apre e chiude senza problemi. Andiamo a rimettere una busta e facciamo subito la prova. Perfetto. Perciò ragazzi, che dire, questo semplice progetto è stato elaborato proprio con pochissimo tempo. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, grazie per la visione, ci vediamo al prossimo video, ciao da Capezza 72!